grande delusione. E adesso cosa succede? Adesso cosa succede? Avevamo un compito che era quello di vincere i playoff. Avevamo due risultati su tre, non siamo riusciti a centrarli. E quindi adesso lo sapete che si scala di 9 posizioni. E quindi quello che si poteva fare sul campo è... questo è stato il risultato. Io non posso che fare in questo momento i complimenti a tutti i ragazzi, a tutto il mister. Siamo andati a affrontare tra virgolette, perché poi è stato tutto molto civile la curva, per spiegare che capisco la loro amarezza. Bisogna capire anche però gli sforzi fatti da questi ragazzi dopo 10 mesi a stare sul campo, quindi chiaramente però è andata male, però non mi sento di... purtroppo l'amarezza è tanta, quindi adesso non... chiaramente non chiedetemi che cosa faremo, perché non lo sapevamo neanche prima, quindi non lo sappiamo neanche adesso, quindi purtroppo questo è il verdetto del campo, dobbiamo accettarlo, e quindi ci vuole consapevolezza che il calcio è questo, lo sport più bello del mondo, però purtroppo poteva succedere. Se c'è anche uno spiraglio per andare in C, adesso lo voi, in considerazione. Io vorrei, se volete io parlo della partita, se volete che parli delle cose dopo che abbiamo perso i playoff, mi dite come faccio a darvi delle risposte, però cioè io non ho la sfera magica, giusto? Dovevamo vincere i playoff e saremmo stati secondi dietro in Materica, siamo arrivati decimi, nove, noni, e quindi adesso noi più di così non potevamo fare. Ha sorpreso un po' tutti questa sconfitta? Ci stava, loro hanno una buona squadra, una squadra che gioca, tutte le squadre che vengono al Martelli giocano agguerrite come fosse la finale di Champions League, questo probabilmente sarà questo stadio glorioso che li porta a caricarsi, non lo so, però è giusto che giochino, noi non abbiamo mai chiesto regali a nessuno, assolutamente, quindi accettiamo il verdetto del campo, loro hanno giocato una partita dinamica, vigorosa, sono stati bravi, eravamo riusciti a passare in vantaggio grazie a una loro leggerezza, e però dopo poi la partita è girata in questa maniera, quindi... purtroppo io l'ho sempre detto, questa è una squadra che non può pensare di giocare per il pareggio, questa è la mia, è una squadra che ha sempre bisogno di giocare propositiva, però il calcio purtroppo è questo qua, quindi con calma accettiamo la sconfitta, il verdetto del campo, con molta calma, con molta serenità. Il calcio non finisce qui, il Mantova 1911 non finisce qui, questo che sia chiaro, ecco, così sgombriamo il campo, quindi però adesso poi faremo quello che ci sarà da fare nei limiti del possibile. Altrimenti con molta serenità affronteremo un altro campionato di Serie D. Siamo arrivati un anno fa, non era obbligatorio vincerlo, non mi sembra che si devono fare dei drammi. Secondo me c'è da prenderla con la grande delusione di questo momento, io per primo, però mi sembra giusto che affrontarlo così e ragionare con molta freddezza senza farsi prendere da nessun, chiamiamolo, non so, abbattimento più del normale. Quindi, i ragazzi, come dicono, hanno fatto tutto quello che potevano fare, secondo me purtroppo qualche partita che contava non è stata vinta, non è stata affrontata, ma non dico con la giusta determinazione, perché oggi c'era, noi abbiamo fatto tutto quello che era possibile, però purtroppo ci sono anche gli altri a giocare, quindi non è detto che la squadra dovesse vincere per forza il Mantova a questo campionato, i playoff ci speravamo, però ribadisco, accettiamolo con molta serenità, quindi se dovremmo fare a questo punto, perché... prima poteva dipendere da noi, adesso non dipende da noi, se dobbiamo fare un altro campionato di Serie D non lo vedo un dramma, quindi abbiamo creato una società, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, venerdì 24 abbiamo un'assemblea dei soci, così capiremo anche bene questa società in che direzione andrà per via di composizioni societarie, ma penso che non ci sia nessun problema, e quindi, come dico, poi lo spiraglio che mi chiedeva Giulio, faccio fatica a vederlo sinceramente in questo momento, però insomma, questo no, chiaramente non dipende da noi, ecco. Presidente, se ci spieghi quello che è successo con gli Ultras, no, gli Ultras è semplicemente, io ho portato come la partita col Sondrio la squadra sotto perché mi sembrava giusto rendere omaggio, era l'ultima partita, purtroppo c'è stata una contestazione perché chiaramente il tifoso contestava la squadra di aver perso le partite quelle decisive, abbiamo chiesto tra virgolette scusa, nel senso che noi siamo i primi, cioè i giocatori erano tutti disperati e quindi abbiamo cercato di ricompattare tifoseria. Capisco che in questi momenti sia difficile per loro applaudire una squadra che ha perso e che li ha delusi, però ribadisco, qui mi sembrava giusto affrontarli e li abbiamo affrontati a viso aperto, ma era normale, senza così, dando le spiegazioni per quello che si poteva. Qui c'è il mister, qui c'è il DS Righi, siamo andati tutti lì con i ragazzi li hanno
ascoltati, hanno tra virgolette ascoltato quello che avevano da dirci. Questo purtroppo è il calcio, lo sapete, si vince, si è tutti bravi, quando si perde una partita tutto non tanto tutto quello fatto così, ma questo è il calcio. Però ribadisco, massima serenità e massima tranquillità, quindi senza fare ulteriori drammi. È una sconfitta pesante che però dobbiamo accettare, perché se si vuole creare e fare una società forte bisogna passare anche attraverso questi momenti. Speriamo che questo momento sia quello che ci servirà poi per ripartire e andare ancora la prossima stagione ancora più forte di quello che abbiamo fatto quest'anno.